invece devo dire che è esigua, che è partita ad aprile ed è arrivata, appunto sta crescendo. Verranno presentati nel Games Village tantissime novità di videogioco, che trovate appunto nella scheda dedicata, ed anche uno sguardo ai retro game, quindi dei flipper alle console degli anni 90. Devo dire che questo spazio è stato un successo enorme a Romics di aprile, e poi chiaramente la presentazione di nuovissimi giochi, e non solo la presentazione dell'anteprima nazionale dell'Oculus 3D, che praticamente è il, dimmi, qui c'è Marco Cortini, che è il direttore del museo di Milano, se mi sto dicendo bene, che è diciamo, veramente il futuro del videogioco, nel senso che è la possibilità di giocare stando dentro, e l'ho provato, una cosa fantastica, nel senso che si sta proprio nell'ambiente game. E c'è questa nuova versione che verrà presentata nel prima Robux, quindi il pubblico potrà provarlo. E, oltre appunto al lancio chiaramente di tanti altri tornei e game, anche giochi di carte, quindi un'area game anche questa in crescita. Arriviamo all'area Kings Junior, quindi grande attenzione a quello che stanno facendo i futuri, no? Quindi animazione e cinema, creando uno spazio che va veramente da 3 anni in su, quindi prende tutte le fasce fino a praticamente agli adolescenti, con dei laboratori tenuti da Scuola Romana del Fumetto, autori Disney, laboratori anche di autori come Miniponi e così via, con uno spazio per la prima volta anche fisico nella parte di Movie Village, quindi in cui ci saranno salette allestive, luoghi in cui ci saranno i characters, anche ad esempio i personaggi della Pemaia, quindi diciamo uno sguardo particolare a questo. E veramente ecco, le cose sono tantissime, una delle ultimissime, ad esempio la presenza dei youtuber a Romics. I youtuber sono un fenomeno che in questi ultimi anni, anche negli ultimi mesi, insomma, stanno crescendo sempre di più, ragazzi che parlano con ragazzi videogiocatori e che commentano praticamente le partite, ad esempio in diretta, danno consigli, ed è un fenomeno veramente grande, nel senso che hanno veramente migliaia e migliaia di follower. Noi ne avremo alcuni in collaborazione appunto con l'agenzia Dragono, trovate anche appunto anche loro, i loro nomi sul comunicato, e sarà un momento anche appunto per condividere anche con di questa parte tecnica. Romics ha quest'anno appunto sempre in crescita una, 3 padiglioni, di cui appunto uno più grande rispetto allo scorso anno, oltre 150 espositori, di cui appunto una buona percentuale crescente estera, e accoglie praticamente il suo pubblico appunto oltre al parco di Village e 2 padiglioni, nella sala grandissima che è data nella Tosti, seduti gli altri migliaia in piedi, dove avvengono praticamente gli eventi particolari, ad esempio il futuro di Romics Noro con Enoch, e dove appunto ha il suo posto in ospedale domenica pomeriggio. Quindi io spero anche di non aver dimenticato nulla, ma insomma avete poi tutto qui. Comunque ecco, quello che io appunto diciamo sperimento sempre su Romics è questo grande turismo che poi dovrà diventare una grande attenzione, ossia grande attenzione agli autori, quindi grande attenzione al fumetto in tutte le sue forme e l'espressione artistica, grande attenzione ai giovani autori e alle possibilità, quindi con le scuole di fumetto e così via, la possibilità di incontrare grandi maestri vis-à-vis, e affianco a questo poi l'elemento anche trasversale ludico che va appunto arriva fino al cinema per arrivare appunto poi al videogioco, al cosplay e anche espressioni per il nostro pubblico, che veramente è sempre più trasversale, quindi si parte proprio dai bambini fino proprio veramente ai grandi che poi appunto vengono per trovare negli stand cose anche da collezione, e fino appunto alla parte più game, quindi ecco appunto passando l'apertura anche con gli youtuber, in un appuntamento appunto dove sia gli operatori, gli addetti al settore, che poi le famiglie con i bambini trovano diciamo una location veramente diciamo accogliente, insomma. E su questo mettiamo sempre di più in crescita, stiamo già lavorando all'inizio di aprile, che sarà appunto dopo la Pasqua, quindi nella settimana di aprile, e questo